Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo confronto che oggi vedrà in sfida due smartphone che da oggi entreranno in competizione diretta per conquistare il cuore dei consumatori. Abbiamo il Realme 12 Plus e il Redmi Note 13 Pro. Prima di addentrarci nei dettagli assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i nostri prossimi video. Cominciamo il nostro confronto parlando del design di entrambi i prodotti. Il Realme 12 Plus ha un design che può essere tranquillamente scambiato per quello di un top di gamma. La scocca posteriore in finta pelle che vedete qui nella colorazione Pioneer Green è arricchita da delle finiture eleganti e dalle cornici scintillanti che richiamano la serie Realme 12 Pro. Questo modulo fotocamera circolare dona al dispositivo un aspetto elegante e davvero intrigante. D'altra parte, Redmi Note 13 Pro ha un design più classico che richiama altri smartphone di Xiaomi e in questa colorazione nera rischia di attirare veramente un sacco di impronte e di sporco. Il layout delle fotocamere comprende tre lenti tutte separate e sporgenti attorno alle quali si accumula un po' di polvere, non proprio l'ideale. Se cercate uno smartphone che sia anche bello da vedere e non solo da usare, forse Realme è la scelta migliore, anche se tutto dipende dai vostri gusti personali ovviamente. Ruotando gli smartphone passiamo ai due impressionanti display. Entrambi hanno un pannello OLED da 6,67 pollici che arriva fino a 120 Hz. Il Realme si distingue per una luminosità massima di ben 2000 nit, mentre il Redmi ha una risoluzione leggermente più alta e una gamma colori più ampia, anche se nella vita di tutti i giorni difficilmente noterete questa differenza. Entrambi comunque offrono delle prestazioni visive di alta qualità che fino a qualche tempo fa erano riservate ai top di gamma e le portano ad un prezzo più accessibile ai consumatori. Per quanto riguarda la forza bruta di questi due agguerriti avversari, da una parte abbiamo il MediaTek Dimensity 7050, mentre dall'altra il Redmi vanta un processore Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Tutti e due offrono prestazioni soddisfacenti per la vita quotidiana e per i giochi più leggeri, anche se a livello numerico nei benchmark il Redmi potrebbe avere un leggerissimo vantaggio. Detto questo, utilizzando gli smartphone non abbiamo mai notato rallentamenti o impuntamenti, quindi indipendentemente dalla vostra scelta avrete un dispositivo fluido e in grado di eseguire tutte le attività che vogliate portare a termine. Certo, non si tratta di due gaming phone o di due top di gamma, quindi bisogna essere consapevoli dello smartphone che state andando ad acquistare, ma ripeto, nell'uso di tutti i giorni non ci sono assolutamente problemi. Le app si aprono veloci, il multitasking è fluido e non ci sono impuntamenti. In termini di batteria entrambi offrono una capacità simile, con il Realme 12 Plus che arriva a 5000 mAh, la stessa capacità di alcuni top di gamma, mentre il Redmi Note 13 Pro fa un passettino in più con 5100 mAh. Entrambi si ricaricano a 67 Watt. Anche a livello di software i due smartphone si equivalgono, tutti e due eseguono un'interfaccia personalizzata basata su Android 14. Abbiamo Realme UI da una parte e Xiaomi HyperOS dall'altra, con forse un po' troppo bloatware preinstallato, ma che si può tranquillamente disinstallare. La sfida è davvero serrata anche per quanto riguarda le fotocamere. Il Realme punta su un sensore LIT 600 da 50 megapixel che fa parte della nuova generazione di sensori Sony dalle capacità migliorate. Il Redmi Note 13 Pro invece utilizza un sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 megapixel. Entrambi includono anche una fotocamera grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. I nostri test mostrano che il Realme è in grado di catturare dettagli nitidi, colori vivaci e ha una gestione impressionante delle luci anche in caso di bassa luminosità. Nonostante il Redmi abbia una risoluzione più elevata, che potrebbe avere un piccolo vantaggio in condizioni di luce ottimale, siamo convinti che il Realme 12 Plus abbia una fotocamera più capace di cavarsela in situazioni difficili. Infine, entrambi hanno una fotocamera da 16 megapixel nella parte frontale, in grado di catturare buoni selfie e di registrare video a 1080p. Per concludere, parliamo della parte forse più interessante, ovvero dei prezzi. Sia il Realme 12 Plus che il Redmi Note 13 Pro si collocano come ottime scelte nella fascia media di mercato. Il Realme 12 Plus, con un prezzo di lancio di 359,99, si distingue per un design elegante, uno schermo più luminoso e una fotocamera più moderna. Se la risoluzione è leggermente più alta del display e una manciata di FPS in più nei giochi sono la vostra priorità, il Redmi Note 13 Pro potrebbe essere la scelta ideale, ma il suo prezzo è leggermente più alto e si avvicina ai 400 euro. In ogni caso, entrambi offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, con la bilancia che pende forse di più verso il Realme. C'è però un asso nella manica che rende il Realme 12 Plus veramente irresistibile. È stato presentato con una promo di lancio che abbassa il suo prezzo a 299,99, il che lo rende veramente imperdibile per gli utenti più attenti al budget. Spero che questa panoramica vi abbia aiutato a decidere quale dei due smartphone è perfetto per voi. Nel caso vogliate procedere all'acquisto e vogliate supportarci, vi ricordo che trovate entrambi i link nella descrizione di questo video. Fatemi sapere nei commenti quale dei due smartphone preferite. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.